Saremo noi a chiamare i nostri pazienti, non telefonate inutilmente prima per sapere quando sarò vaccinato, dove, come e perché. Se il telefono è costantemente occupato è impossibile garantire l'assistenza ordinaria. È questo l'appello dei medici di famiglia che arriva alla vigilia delle vaccinazioni di massa. Tra pochi giorni, infatti, dal prossimo 15 febbraio inizieranno le somministrazioni del siero anti-Covid anche per gli over 80, ma saranno esclusivamente i medici di famiglia a contattare l'assistito per prendere l'appuntamento, anche in base ovviamente alle disponibilità del siero. È uno dei nostri compiti, i cittadini hanno con noi un rapporto privilegiato di fiducia, quindi è naturale scontato che noi garantissimo la vaccinazione del Covid, così come facciamo per tutte le altre vaccinazioni. Però l'accordo, quindi il dettaglio tecnico organizzativo di questa campagna, pur ben delineato, non è ancora stato del tutto definito. L'accordo non è stato siglato, lo sarà nei prossimi giorni e questo condiziona poi i tempi di effettiva partenza della campagna. Voi chiamerete i vostri pazienti over 80, ovviamente poi sarà su base volontaria la vaccinazione. Certo, come tutte le vaccinazioni sarà il paziente che accetterà di sottoporsi a vaccinazione. Tutti devono avere la possibilità, nessuno deve rimanere indietro. Le vaccinazioni partiranno comunque dalle persone più anziane, quindi più fragili, per poi arrivare anche agli ottantenni. A tutti saranno somministrati vaccini Pfizer, BioNTech e Moderna. Per la popolazione di questa fascia d'età le indicazioni dell'AIFA sono Pfizer o Moderna, perché il nuovo AstraZeneca è limitato dai 55 anni in giù. E quindi un'altra delle criticità è l'approvvigionamento di questi vaccini negli ambulatori dei singoli medici. Poi ci sono degli altri aspetti organizzativi che già si erano presentati per la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Non tutti gli studi medici sono idonei a garantire il dovuto distanziamento sociale, quindi ci vuole un pochino di tempo perché i medici si possano organizzare, magari per individuare sedi alternative di vaccinazione. È necessario avere a disposizione anche personale infermieristico che affianchi il medico. Non tutti i medici sono dotati di personale infermieristico, quindi c'è bisogno di trovare soluzioni con la USL Toscana Sud-Est per rendere il più efficiente possibile questa campagna.